abbiamo trovato questa scritta sul muro che ci fa capire l'orientamento politico di questa persona, che tra l'altro è anche illegale farlo, se non sbaglio. C'è una legge che dice che non, questa cosa non si può fare. Non votate con l'uscita il V e il Duce. Il Duce di quella, il resto può essere censurato. Quindi questa è la prima cosa strana che abbiamo trovato. Benvenuti nel vicolo dello spazio. In questo vicolo hanno picchiato qualcuno. Sono abbastanza basso. Sono profano. Prendetelo, prendetelo. Bug! Si è laggato Antonio. Si è sbloccato Antonio. State in vicolo secco. Sono Alex Cave Giorgio. Io concorderei, visto che sono tutti ridicoli in questa città. Tutti ridicoli? Non ho commento. Ma no, neanche io commento. Io sono d'accordo, però. No come? Io commento. Ambo. Noi qua. Ambo. Se vedete Niccolò. Ha paura delle vertigini, quindi. No, io ho paura. Alle vertigini. Quindi. Noi siamo proprio alle spalle di un precipizio. Sentite l'acqua che scorre. C'è una zona. Siamo in una zona ribidissima. Ribidissima, è scelta ribidissima. Io sì. Perciò non fate caso agli attegini di Niccolò. Allora, prossima foto. Allora, questa foto invece corrisponde a un vero dipinto e mosaico greco, dove il grande, non mi ricordo chi, il tuffatore si lanciava, solo che l'hanno fatto un'acqua verde un po' brutta, quindi le fogne, schifo, proprio per dire che qua ci stanno le fogne, però sarà stato proprio un'opera vedesi dietro, qualche bestia vedesi dietro, qualche incivile, qualche bidi bestia, qualche bidi di b la brum del campo a buco nella gomma, la brum del campo a buco nella gomma, e oh oh oh. Sinceramente io non so cosa dire questa cosa. Secondo te Antonio? Secondo me quella ruota ha un significato. Poi c'era un calabrone, perché un calabrone. Aveva un significato, diciamo, ambiguo, perché forse voleva far muovere la casa, voleva andare via. L'economia della casa. No, è anche vicino al palazzo. Dettaglio. Poi dopo non ho capito il motivo di mettere il catenaccio vicino a questa ruota attaccata al palo. No, perché prima era. Perché a Salerno è usanza scrivere. Siamo vieni in qua, siamo in Africa. A Salerno è usanza scrivere sui catenacci le iniziali delle coppiette, la data e diciamo chiuderli in. Sì, ma però non ho mai visto un palazzo sicuramente vecchio e antico. La ruota, la fidanzata di questo qua. La vuota. La prossima. Ah, poi dopo. La ruota. Abbiamo visto. Fate la ruota. La ruota. Poi dopo il. Quella per una serie di vie sconosciute di Salerno che continueranno a essere sconosciute perché non hanno nome. Non possiamo dire che è una via perché non c'è scritto né via né piazza. Allora era la vicola B. No, non è un vicolo, c'è scritto B. Allora via B, via non è stato richiesto da De Luca. Via B di Burkina Faso. B di bestie. Ecco, questo è vicolo Burkina Faso. No, non è vicolo, strada bestia. Non è una strada. Via bestia. Non è una via, non c'è scritto via. Cartello bestia. È una bestia. È una B e basta. Ma solo una B. Sempre di Burkina Faso. Allora, se qualcuno vuole andare a dormire a Beddentoto. Al Beddentoto offriamo servizi con camere molto spaziose. No, solo letto. Con camere molto spaziose. Mente, infatti dove sono solo letti per le notti più dure. Una notte dura e tempestosa. È fredda. È fredda, fredda, fredda. Fredda perché non ci stanno le coperte. Ma ragazzi. È camera con coperta. Andò. Abbiamo anche una campagna di prevenzione se volete. Allora, però questa immagine non troverete niente. Posizionare in modo corretto che non si sa nemmeno come si posiziona il modo scorretto. Qual è il modo scorretto? Gettarli in mezzo la via come delle persone incivili, soprattutto dopo che il nostro ex sindaco Vincenzino De Luca ha fatto mettere tutti i cestini. Ma no, vi ricordo che comunque Scafati è ancora in contatto col governatore Scafati. Il modo scorretto non lo so. Poi dopo vi devo spiegare il senso di quell'impalcatura alta quando il nostro Toto. Quello era per un progetto piccoli fravocatori crescono. Ma non è da contare che Antonio è alto. Da contare anche la mia faccia interessata al lavoro di Antonio, se la guardate attentamente. Le nostre facce interessate. Cioè guardate che poi non ce ne fotte un cazzo. Delle campagne per piccoli fravocatori crescono. E dopo il senso, non ho capito. A cosa serve quella cosa? Se alto quanto Antonio?
Ma no, per quella nani. Ah. Pure distinzioni. Una città molto razzista. Una domanda. Allora, la catena cosa si accende? Perché c'è una sola. Io vorrei notare quella merda che sta per terra. Fa schifo. Nicolò l'ha pestata. Alza. Ah. No. Alza. Ah, bravo Nico. Salve ragazzi e benvenuti in questa fine di video. Prima di dirvi una cosa, vi ricordo che alla modesta cifra di 100 iscritti, che comunque il termine di scadenza dovrebbe essere tra all'incirca quanti giorni? 8 giorni? Se arriverete a 8, se in questi 8 giorni arriveremo a 100 iscritti, faremo la sfida contro di lui. Se in ovviamente una discesa ripidissima. Se ovviamente non arriveremo, mi spiace, non vi caricheremo. Ci prenderemo qualche altra sfida. Non si come si parla. Come non si parla più? Questa è la nostra fine di video. Adesso ti butto giù. No, no. Questa è la nostra fine video. Questo è la nostra fine video. Mettete un like. Fine video. Iscrivetevi al canale. Mettete un like, iscrivetevi al canale perché ragazzi ci sarà la sfida. E un saluto manteliano a tutti. Oh, che saluto manteliano. Questo è un saluto limited edition. Ciao ragazzi. Passo la mano. A buscate. Comunque questo qua è stato girovagando per la nostra città, vedendo le cose strane. Girovagando per il mondo. Magari in un prossimo video lancerò e tutti i mondo si catturerò. E magari in un prossimo video vi faremo vedere anche gli aspetti belli che può avere la nostra città. Ma ne ha tantissimi. Ad esempio il panorama. Ad esempio lì. Ecco, fai vedere il panorama. Ti piace il panorama? Vabbè, finito. Un saluto limite di Sciana a tutti. Allora ragazzi, mentre stavamo tornando a casa di Alessandro, siamo imbattuti in questa combo. Una combo proprio esagerata. Una a fianco all'altra. La prima. Io lo stimo. Alessandro. Ma pure io, dai. Me la faccio mangiare. Proprio non fate cacare i cani, altrimenti la merda me la faccio mangiare, è proprio il top. No, mi piace un casino lo stimo. Quell'altro aperti di mattina quando capita. Quando capita, cioè, allora tipo una volta al mese di mattina io posso aprirlo, cioè posso aprirlo quando voglio io, una volta all'anno di mattina posso aprirlo. Comunque io lo stimo questo negoziante, la faccio mangiare. Chi è che scrive queste cose? Io lo stimo. No, siamo nella parte nord, sarebbe. Quindi non conosco nessuno di questa zona. Non è fatto. Parte centro. Noi abitiamo nella parte. Proprio pieno. Comunque. Questa combo nessuno ce la potrà eguagliare. Ma nessun negozio, proprio tutte le cose che abbiamo visto, proprio queste sono le cose più belle. Questa qua è la top, è la top fatta. L'adoro questi, cioè, ma tiene pure ragione, non è che per lasciare le merde, ma per marciapiede tanto così lasci le merde in mezzo alla strada. Come entro in un negozio? Indecenza. Quindi bestie, vogliamocelo fare. Bestioso. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, 100 iscritti. Però. Modesta sì, ci vediamo. Ciao.